Cari amiche, cari amici, bentornati alla nostra trasmissione I Volti della Bibbia. Dopo aver eh, osservato nella scorsa puntata Rebecca, come abbiamo detto una donna importante per l'Antico Testamento, oggi passiamo ad un uomo che viene descritto nel Nuovo Testamento con tratti molto lievi, quasi delle brevissime pennellate. E all'interno di queste pennellate è necessario eh, che ogni lettore aiuti il pittore, il narratore in questo caso, a eh, dare corpo a questo personaggio. Ehm, questo artista, che è appunto Giovanni nel suo Vangelo, ha dato queste cromature di un personaggio che è Tommaso, chiamato Didimo. È famoso Tommaso soprattutto per la sua incredulità, come si dice, Tommaso l'incredulo. Ma ehm, ha, è una figura notevolmente più ricca di questa, eh, di questa immagine che abbiamo che è solamente legata all'ultimo tratto e all'ultimo eh, episodio. Perciò proviamo ad entrare nel Vangelo di Giovanni e osservarlo, osservare Didimo, in alcune delle sue comparse, delle sue apparizioni nel Vangelo. La prima apparizione è al capitolo undicesimo. È il capitolo famoso eh, chiamato della resurrezione di Lazzaro. Gesù si trova dall'altra parte del Giordano è scappato perché sa di essere minacciato di morte da parte dei capi, perciò si è recato dall'altra parte del Giordano per trovare un po' di pace, per annunciare il Vangelo, stare con i suoi, ma anche non rischiare la vita. Giunge la notizia, come spesso capita pur non avendo eh, media o altri mezzi come quelli attuali, giunge la notizia a Gesù che un suo amico. Il suo amico, il suo caro amico Lazzaro, sta male. Gesù apprende la notizia ma non si scompone, non vuole partire immediatamente. Eh, solo dopo che, dopo pochissimi giorni, arriva la notizia del decesso del suo amico, si rivolge ai suoi discepoli e dice, ora torniamo, eh, ora torniamo nella terra, andiamo verso Betania dove sta dove stava Lazzaro. I discepoli, un po' sconvolti di questo atteggiamento del Maestro, gli chiedono come mai proprio ora sarebbe stato meglio andare prima. E Gesù risponde, quella morte non è il segno della fine, ma è il segno per vedere, perché voi possiate vedere la gloria di Dio, possiate vedere il segno della potenza della vita sulla morte. E Tommaso, ecco il suo intervento, quando Gesù li esorta ad andare nuovamente nella Giudea, Tommaso si rivolge agli altri quasi con coraggio e dice andiamo a morire con lui. È una constatazione da parte di Tommaso eh, quasi sarcastica, ironica, allo stesso tempo eh, mostra qual è la comprensione che Tommaso ha del suo maestro, una comprensione certo parziale, ma... Ha uh, come dire, eh, è arrivato a conoscere il suo maestro da questo lato. È un uomo coraggioso il maestro, un uomo che sfida la morte e lui si sente pronto a sfidare la morte. Ci ricorderà in un certo qual senso eh, Pietro. Alla fine della, della vicenda terrena di Gesù, quando Gesù sta andando a morire, lui dice: Io morirò con te. Non lo farà Pietro. Alcuni commentatori dicono che questa, um, questo appellativo che Tommaso Acio è di Didimo, che significa gemello, è, come dire narrativamente e anche come figura simbolica sembra quasi il gemello di Pietro. Un uomo coraggioso che si butta, ma al momento più importante, al momento decisivo, sa tornare indietro sa fare i calcoli della propria vita e dire forse non è ancora arrivato il momento, non molto lontano forse dal credente anche odierno, da noi che eh, siamo pronti quando il pericolo è lontano a stare con Gesù, ma nel momento in cui il pericolo o la testimonianza, la confessione di fede si fa un po' complessa, delicata, difficoltosa, sappiamo fare i nostri calcoli. Il secondo grande episodio, quello appunto che ha eh, portato eh, eh, a Tommaso, questo appellativo di incredulo, si trova alla fine del Vangelo, al capitolo ventesimo dopo la resurrezione. Mm. Tommaso, appunto, si trova prima di questa menzione della morte, eh, come abbiamo detto in 11, e anche eh, dopo la resurrezione. Gesù eh, ha già annunciato il Vangelo di Giovanni a due interi capitoli di racconti di apparizione del risorto, questo è notevolmente importante, è quasi sproporzionato proprio perché eh, i, racconti, eh, del, i racconti delle apparizioni sono fondamentali per la teologia di Giovanni e Tommaso si trova appunto incastonato tra le apparizioni alle donne, le apparizioni ai discepoli e nuovamente capitolo 21, altra apparizione ai discepoli nel lago di Tiberiade dove lui stesso è uh, nuovamente nominato. Ma eh, Gesù è entrato eh, dai suoi discepoli, ha insufflato lo spirito, ha augurato la pace, ha riportato la gioia che si era persa, è una delle promesse che Gesù aveva fatto durante i grandi discorsi, della famosa ultima cena, da 13 a, eh, di, da 13 a 17, e appunto, eh, avendo fatto tutto questo, mostra anche loro: si dice, le mani e il fianco. Mostrando che lui è il Cristo eh, crocifisso, è risorto, ma è lo stesso crocifisso che porta ancora questi segni e li mostra. Eh, Giovanni nel suo Vangelo annota. Eh, al versetto 24 del capitolo 20, Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, perciò è proprio un'anagrafe, um, una lo stato di famiglia di Tommaso, perché nessuno si, si confonda, non era con loro quando venne Gesù. C'è un'assenza di Tommaso, c'è una mancanza, quel desiderio che aveva avuto al capitolo 11 di morire con lui, quasi poi ritornato indietro sui suoi passi, ora mostra che eh, è necessario coprire questa mancanza, è necessario colmare eh, questo tratto di Tommaso. Viene ancora una volta sottolineo il fatto che Giovanni dice Tommaso uno dei dodici, non un discepolo qualsiasi, uno della cerchia. Sarà importante questo per vedere qual è la caratterizzazione di Tommaso. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. È la frase tipica del cherigma cristiano, cioè dell'annuncio, del protoannuncio cristiano, vedere il risorto, aver visto il risorto e lo ribadisco, l'annuncio per eccellenza, cioè ciò che la comunità cristiana ha continuato a ripetere e ancora oggi continua a ripetere. La resurrezione di Cristo è il centro dell'annuncio cristiano, è il cuore pulsante della fede cristiana e i discepoli si fanno carico di questo cherigma verso un loro eh, condiscepolo. Ma eh, Tommaso risponde in modo molto duro, siamo abituati anche se è intervenuto una sola volta a questo carattere di Tommaso se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco io non credo già l'affermazione di Tommaso è notevolmente dura con questa ripetizione quasi ehm, quasi paradossale, quasi approfondita del fatto che lui dice devo mettere, devo toccare. La mia fede è legata all'esperienza personale, tangibile. È un atteggiamento che spesso, appunto come dicevamo, è emblema del discepolo, anche noi abbiamo. Vorremmo toccare. Vorremmo avere l'esperienza, un'esperienza oggettiva, un'esperienza che eh, non lascia nessun dubbio. Tommaso ha questa, un po' questa caratteristica, vuole mettere le mani, vuole, in altre parole, in aspetto positivo, vuole essere veramente cosciente, vuole diventare credente nella conoscenza che questo crocifisso, questo perdente, questo morto, sia ora vivo vincente eh, anche questa è una delle caratteristiche tipiche dei cristiani e tipiche dei credenti a volte eh? vogliono scoprire veramente di essere compartecipi della vittoria del cristo così eh, in modo molto veloce dicevo delle pennellate di Giovanni in modo molto veloce basta una settimana otto giorni dopo particolare non da poco L'Ottava Dies, cioè la die, il giorno della resurrezione. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, ma questa volta con loro c'era Tommaso. Finalmente la famigliola è riunita, non c'è più nessuno che manca, ed ecco che venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e ripete questo augurio: Pace a voi, il famoso shalom. Eh? Poi disse a Tommaso. Ecco che lo sguardo di Gesù si rivolge immediatamente verso Tommaso, a cui sembra quasi Gesù dover dare delle risposte. Vedremo che tipo di risposta, vediamo immediatamente. Gesù gli dice, gli fa il verso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Proprio questo, eh, questo desiderio di toccare sembra da Gesù accettato, ma mh, con qualche modifica. Ad esempio, guarda, non solo metti. Mh, cerca di sensibilizzare il tuo sguardo. Si diceva, abbiamo visto il Signore, questo era il cherigma. Guarda e porgi la mano. E l'ultima uh, frase di Gesù, non essere più incredulo, ma credente. Cioè sì certo che io sono risorto. E Tommaso, che non si dice che tocchi, né che metta, eh? non, si dà, non si dà nessuna eh, indicazione di questo, sembra quasi cadere davanti a questa eh, frase di Gesù che apre e spalanca il suo cuore eh, affermando mio Signore e mio Dio. Tommaso appunto viene poi nominato al capitolo ventunesimo come uno dei sette pescatori che vengono eh, trovati da Gesù eh, sul lago di Tiberiade. Tommaso, come dicevo all'inizio, è un personaggio interessantissimo. È la figura del discepolo, è la figura del discepolo e del credente anche moderno, che deve fidarsi della testimonianza del discepolo precedente a lui. È colui che ascolta la testimonianza degli altri credenti e crede nel risorto. Infatti Gesù termina dicendo, perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto, crederanno per sempre. Allora eh, ci lasciamo con questo sguardo da incredulo a credenti di Tommaso e soprattutto con questa invocazione, mio Signore e mio Dio. Vi ringraziamo per il paziente ascolto e a tutti un saluto di pace e bene.